Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Oggi ci troviamo nel refettorio di questo convento dei frati minori cappuccini, accanto al luogo di Padre Pio. Oggi qui perché vogliamo raccontarvi, come vedete in sovraimpressione l'indirizzo di posta elettronica per inviare la vostra testimonianza, la storia di Sebastiana. Sebastiana, conosciuta da tutti come Seba, vive a Noto, in provincia di Siracusa, cresciuta in una famiglia umile, ben legata, il suo più grande sogno fin da bambina era quello di creare una bella famiglia. 4 maggio 2012, Seba incontra l'amore della sua vita e appena 8 mesi dopo, il 19 gennaio del 2013, si sposano. Seba ha solo 22 anni, ma è determinata a realizzare il suo sogno. Dopo il matrimonio, il desiderio di Seba di avere un bambino cresce, ma il bambino tarda ad arrivare. Iniziano le visite mediche, ma tutti i dottori ripetono che non c'è nulla che non va. È solo il pensiero fisso che blocca tutto, le dicono. Ma per Seba non è facile non pensarci come tutte le donne. Lei e suo marito pregano intensamente. Si affidano a Dio e chiedono l'intercessione di Padre Pio, visitandolo poi quasi ogni anno in agosto. Nel 2017, durante una visita a San Giovanni Rotondo, in occasione della festa del 23 settembre, Seba si confessa con un frate che la rassicura. Mi raccomando, porta i tuoi futuri bambini a far conoscere Padre Pio. Con il cuore ripieno di gioia, Seba torna a casa. Ad aprile del 2018 scopre di essere incinta di 2 gemelli. La gioia però è accompagnata da una preoccupazione, delle perdite ematiche, una gravidanza complicata che la costringono a letto fino all'8 agosto del 2018. Quella mattina Seba partorisce Maria, Pia e Carlotta, ma le piccole non ce la fanno. Ritorno a casa vuota, infranta dal dolore, racconta Seba, ma continuo a pregare incessantemente. Il 29 novembre Seba sogna Padre Pio. Io a letto sdraiata e Padre Pio accanto a me che mi accarezzava la pancia. Il 12 dicembre, durante una visita medica, Seba scopre incredibilmente di essere nuovamente incinta di 2 gemelli. Signora, lei è incinta, ci sono 2 camerette, le dicono i medici increduli. La gravidanza procede bene, il 6 luglio 2019 nascono Corrado e Tommaso Pio. Poi, il 9 marzo 2021, arriva anche Vittoria. Seba ringrazia ogni giorno Gesù, Padre Pio, per questi doni speciali. Non c'è giorno che non ringrazio per Maria Pia e Carlotta, che sono i nostri angeli custodi. I suoi bambini chiamano San Pio Papà Pio, senza che nessuno glielo abbia mai suggerito. Perché correggerli? È vero, conclude Seba. Nell'estate del 2022 tutta la famiglia visita San Giovanni Rotondo proprio per come aveva chiesto quel frate, per presentare i bambini a San Pio.